Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente diversi nuovi forgiatori che sono arrivati di recente sul crogiolo hanno avuto modo di interfacciarsi con il mondo competitivo, scoprendo che in realtà Keyforge possiede molti più formati da torneo di quanti se ne creda. Risalente oramai a più di un anno fa, nel video Guida ai formati da torneo, circuito competitivo Keyforge, datato se non erro 11 gennaio 2020, ho trattato in modo approssimativo, senza dare un esempio visivo, i vari formati e le varianti previste per gli eventi locali. Questa volta invece entreremo più nel dettaglio, andando ad illustrare all'atto pratico come si svolgerà ogni singola variabile competitiva. Prima di iniziare, volevo ringraziare Carmelo Massimo Tidona e Dammat per essersi messi a disposizione del video e per aver fatto da osservatori marvelliani allo scopo di evitare nozioni mancanti che avrebbero reso incompleto l'intero contenuto che si tratterà a breve. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i formati e le varianti di Keyforge versione 2.0. Andiamo a dargli un'occhiata. Quando si affronterà una gara di entità locale, provinciale, nazionale od internazionale, la prima regola che si dovrà tenere a mente sarà che ci saranno due tipologie di match che avranno rispettivamente due durate in termini di tempo completamente diverse. Per le partite singole, ad esempio, ovvero quelle che dopo la fine del round decreteranno il vincitore della sfida, la durata massima si attesterà sui 35 minuti. Invece, per gli incontri al meglio delle tre partite, chiamate anche in lingua inglese Best of 3 o comunemente espressi con l'acronimo BO3, che vedranno uscire vincitore del match, il forgiatore che per primo si aggiudicherà due dei tre round previsti, la durata si allungherà al massimo fino ad arrivare a toccare i 90 minuti. Sarà consigliabile quindi scegliere il formato più adatto a seconda del torneo che si vorrà organizzare. Infatti, di solito gli incontri a partita singola vengono presi in considerazione per i tornei locali, che si svolgeranno in un lasso di tempo limitato all'evento serale. Mentre sarà consigliabile svolgere ogni match al meglio delle tre partite se si sta organizzando un evento che richiederà più giorni di partecipazione, ad esempio un fine settimana, come è stato per i tornei di Città di Castello e l'ITE di Roma. Dopo questo piccolo ma importante dettaglio, entriamo più nello specifico esplorando i due formati ufficiali da torneo che sono previsti in Keyforge. Si sta parlando delle due macro categorie che prendono il nome di Arconte e Sealed. Nel formato Arconte ogni giocatore porterà un mazzo proprio al torneo, che eventualmente ha già precedentemente acquistato o che ha direttamente comperato in negozio per l'occasione. In quest'ultimo caso, il forgiatore potrà registrare il proprio unico nell'applicazione Master Vault prima dell'inizio del torneo. Tenete bene a mente quest'ultima piccola postilla perché sarà più che importante per poter partecipare correttamente al prossimo formato di gioco ufficiale nel circuito torneistico. Per quanto riguarda infatti il Sealed, ogni partecipante al torneo riceverà un nuovo mazzo solitamente acquistato sul posto. Qui, a differenza però del formato Arconte, i forgiatori non potranno aprire i loro mazzi e o registrarli sull'applicazione Master Vault prima dell'inizio ufficiale dell'evento stesso. Quando quest'ultimo verrà regolarmente fatto partire,
Ad ogni giocatore sarà concesso del tempo per visionare la lista dell'unico e familiarizzare con esso. Entrambi i formati di gioco prevedranno di standard dei match a mazzo singolo. Cosa vuol dire? Sta a significare che ogni partecipante al torneo potrà competere per la vittoria finale con l'unico deck che ha portato da casa o che ha acquistato in negozio per l'intera durata dell'evento. Vorrei porre l'accento sul termine standard. Infatti, grazie a piccole sottocategorie che porteranno il nome di varianti, potrete uscire dalla monotonia della classica partita Arconte contro Arconte. Chi si porta a casa una partita è dichiarato vincitore per addentrarvi in dinamiche che regaleranno davvero grosse emozioni. A tal proposito, volevo partire da quella che a mio personale parere racchiude tutte le meraviglie che il crogiolo possa regalare. Disponibile sia nel formato Arconte che Sealed, l'Adaptive vede scontrarsi due giocatori in un match pieno di colpi di scena e zeppo di strategia. Ogni round sarà giocato al meglio delle tre partite, che come già abbiamo detto ad inizio video, vedrà vincitore il primo forgiatore che si porterà a casa due round, ed inoltre vedrà ogni contendente utilizzare il proprio mazzo nella prima partita. Indipendentemente dal risultato, poi, i deck verranno scambiati durante il secondo match. Ed è alla fine del secondo scontro che si creerà quello che mi piace definire lo scisma adattivo. Cosa vuol dire? Che si genereranno letteralmente due scenari completamente diversi. Il primo vedrà il giocatore che ha vinto la prima partita con il suo mazzo vincere anche la seconda con l'unico del suo avversario, dopo che i deck sono stati scambiati. In questo caso, nello specifico, le abilità del forgiatore che ne è uscito vittorioso l'avranno fatta da padrona, leggendo bene ogni situazione che è capitata durante lo scontro, volgendo a suo favore ogni scenario possibile, fino a che, occasione colta, dopo occasione colta, egli sarà riuscito finalmente a creare la tanto ambita terza chiave, chiudendo così di fatto il match. Il secondo scenario, invece, vedrà dopo il cambio il pareggio del rivale portando così il punteggio provvisorio sull'1-1. In questo caso, come si potrà procedere? Scopriamolo assieme. Se si dovrà affrontare una terza partita, i forgiatori intraprenderanno la cosiddetta asta di vincoli, mettendo in palio il mazzo che ha vinto entrambe le partite. Inizierà la gara il possessore dell'unico, offrendo 0 vincoli di base. Poi entrambi i giocatori si alterneranno a turno rilanciando la proposta dell'altro. Il partecipante che avrà offerto più vincoli conquisterà l'asta e potrà utilizzare il deck per la terza partita con l'ammontare di vincoli pari all'aggiudicazione applicati dall'inizio del round. Infine il match verrà determinato in un ultimo atto che decreterà il vincitore. L'Adaptive è il formato che per antonomasia decide i tornei, vedasi l'ITE di Roma, è quello dove la capacità del forgiatore nel saper fare ogni scelta nel modo giusto, al momento giusto, traccerà un filo sottile che determinerà la vittoria o la più totale disfatta. Per questa variante, infine, è stata creata una versione non ufficiale che viene chiamata Appraisal, o più volgarmente Adaptive Best of One. In cosa consiste? Una volta portato un mazzo da casa o acquistato in loco, i giocatori leggeranno le liste dei mazzi avversari e invece di disputare i primi due round partiranno direttamente dall'asta dei vincoli, affrontandosi in una partita singola. In queste due varianti i vincoli rappresenteranno una meccanica di bilanciamento che vedranno i due unici rivali divenire equilibrati in termini di forza.
Ultimo, ma non per importanza, l'Adaptive è stato pensato per enfatizzare le abilità del giocatore indipendentemente dal mazzo che verrà utilizzato durante l'intera durata dell'incontro. Ora, facciamo luce sulla seconda variante che tra le più conosciute spicca per interesse e presenza nei vari tornei organizzati. Stiamo parlando della tripletta. Disponibile sia in Arconte che Sealed, la tripletta vedrà due forgiatori affrontarsi in un match dove saranno presenti tre mazzi per parte. L'intera gara si svolgerà al meglio delle tre partite e all'inizio del primo round ogni forgiatore deciderà quale dei tre mazzi dell'avversario non potrà essere utilizzato per il resto dell'incontro. Quindi si andrà a vietare un singolo mazzo, quello che di solito si reputerà il più fastidioso, che potrebbe rappresentare una minaccia per la propria strategia di gioco. A questo punto, ogni forgiatore sarà rimasto con due unici a sua disposizione. Ora, sapendo ciò, quali saranno le condizioni di vittoria? Prima di iniziare il round che aprirà l'incontro, si procederà alla scelta del mazzo che per primo scenderà in campo. Una volta conclusosi lo scontro, il giocatore che avrà vinto dovrà obbligatoriamente utilizzare il suo ultimo mazzo rimasto disponibile per il resto del match. Quindi, ogni forgiatore dovrà categoricamente vincere con ogni unico giocabile che ha a disposizione, ovvero i due deck rimasti dopo l'esclusione del terzo mazzo. Questa variante offre ai giocatori l'opportunità di impratichirsi nel valutare un mazzo sul momento e sviluppare un loro personale stile di gioco. È consigliabile comunque che la tripletta venga affrontata da veterani della forgia, dato che la visione della lista avversaria, che porterà al divieto d'utilizzo di uno dei tre mazzi, richiederà una conoscenza basilare delle carte presenti in gioco. Passiamo ora alla terza variante, che letteralmente getterà nella peggiore arena sauriana i vostri deck. Disponibile sia in formato Arconte che Sealed, la variante sopravvivenza vedrà ogni forgiatore entrare nel torneo con un numero variabile di 2 o 3 mazzi. Il numero definitivo sarà deciso da chi organizza l'evento. Ogni giocatore poi dovrà classificare secondo una graduatoria i suoi 3 unici prima di iniziare il round che aprirà le danze. Dopodiché, ogni partecipante dovrà affrontare il proprio rivale con il suo primo mazzo. Se egli perderà, il deck sconfitto verrà eliminato dalla partita, lasciando spazio al secondo unico in ordine di elenco, e così via fino alla fine del match. Il primo forgiatore che non avrà più mazzi a disposizione verrà dichiarato sconfitto ed eliminato dal torneo. Questa variante caratterizzerà in maniera più peculiare i classici tornei ad eliminazione. Quando ad un giocatore rimarrà un solo mazzo, si svilupperà un certo senso di eccitazione e sfida che sfocerà in strategie più creative e rischiose. Si sa, il più delle volte è quando ci si ritrova faccia a faccia con l'oblio che si dà il meglio di se stessi. Aggiungiamoci poi una certa soddisfazione qualora si otterrà la vittoria e la ricetta per il divertimento sarà assicurata. Abbiamo parlato fino a questo punto di tutte varianti disponibili sia per l'Arconte che per il Sealed, ma esistono anche modalità di gioco esclusive per i singoli formati. Disponibile solo per l'Arconte, la variante inversione o reversal vedrà ogni forgiatore partecipare all'evento organizzato con un mazzo con cui sarà difficile vincere.
avete capito bene. Più il mazzo sarà difficile da utilizzare, con carte che vanno contro la strategia dell'unico, che non si incastrano tra loro e sono state assortite in malo modo dall'algoritmo, e meglio sarà. Ma perché? All'inizio di ogni match, il forgiatore consegnerà il suo deck all'avversario, che dovrà cercare di vincere con l'unico che gli è stato consegnato. Quindi rispolverate tutti quei deck che avete lasciato a prender polvere in cantina e selezionate una curata nazionale di mazzi per il reversal. Date un'opportunità anche a quell'insieme di carte, che a vostro parere sarebbero buone solo per fungere da fermaporta, di partecipare ad un evento torneistico. Dopo aver esaminato i due formati e aver parlato di 4 delle 5 varianti esistenti, 6 se si considera anche la Prizal, è arrivato il momento di vedere più da vicino l'ultima. Si sta parlando dell'asta. Disponibile solo in Sealed, proprio come quest'ultimo, i vari partecipanti acquisteranno un unico in loco. A differenza di un normale torneo, tuttavia, dopo che i forgiatori andranno ad aprire e registreranno i loro mazzi, essi verranno collocati su un tavolo. A quel punto i giocatori si posizioneranno attorno al tavolo e l'organizzatore dichiarerà il nome di uno degli unici precedentemente aperti. Il proprietario del mazzo nominato inizierà l'asta con un'offerta minima di 0 vincoli, procedendo in senso orario come per l'Adaptive. Ogni forgiatore avrà l'opportunità di rilanciare per aggiudicarsi il deck messo all'asta o passare l'offerta. Quando la gara verrà conclusa, il vincitore otterrà il mazzo temporaneamente per quel torneo e non potrà più fare altre offerte per altri unici. Di seguito il procedimento si ripeterà fino a quando ogni forgiatore non avrà un mazzo con cui giocare. E se un deck è di un giocatore che già si è aggiudicato un unico? In quel caso, non avendo più la possibilità di partecipare ad un'asta, sarà il forgiatore successivo, in senso orario, a far partire la gara offrendo un minimo di 0 vincoli. Attenzione però, l'asta non solo permetterà di ottenere il mazzo, ma farà iniziare ogni, e vorrei porre l'accento sulla parola ogni match, con l'ammontare di vincoli con i quali ci si è aggiudicato l'unico. Alla fine dell'evento, ogni mazzo verrà riconsegnato al suo proprietario originario, ovvero chi lo ha aperto e registrato sull'applicazione Master Vault. Questa variante permetterà, a differenza del formato Sealed puro, che non consente di avere controllo sull'unico che si andrà a giocare, di avere una sorta di riscontro tangibile su ciò che si potrebbe ipoteticamente utilizzare in torneo. Inoltre, come già accennato, come per l'Adaptive, l'asta di vincoli bilancerà la potenza dei mazzi partecipanti, rendendo l'intero evento più divertente e piacevole. Conclusioni. Le varianti sono facoltative e non dovranno essere utilizzate per forza in un evento. Tuttavia, rappresenteranno un modo interessante e divertente per dare una caratterizzazione ulteriore ai tornei di Keyforge, facendo sì che ogni singola esperienza venga percepita davvero come unica. Alcune varianti richiederanno incontri al meglio delle 3 partite o più di un mazzo per giocare. Se nessuna delle varianti descritte in questo video si sposerà con il tema o le restrizioni di un particolare evento, gli organizzatori saranno incoraggiati a creare le proprie varianti per venire incontro ai bisogni dei forgiatori. Quest'ultima parte mi incuriosisce davvero molto, dato che è stata la stessa FFG
ad incoraggiare chiunque nel creare nuove regole e varianti per arricchire l'esperienza di gioco. Quindi la Prizal o le varie modalità che sono state descritte qui sul canale attraverso dei video, li troverete cliccando sulla scheda apparsa in questo momento, potranno essere giocate liberamente con i vostri amici in un evento organizzato direttamente dalla e o nella vostra fumetteria di fiducia. E voi, quale formato e variante preferite? E avete mai provato ad organizzare un evento con una delle modalità alternative per giocare a Keyforge? Fatemi sapere come sempre la risposta nei commenti e se e quale formato vi ha divertito di più. Siete appassionati di Adaptive o l'Arconte vi entusiasma come niente ha mai fatto prima d'ora? Il crogiolo, come avete visto, è un mondo pronto per essere esplorato e questi modi alternativi di affrontare un torneo stanno aspettando solamente di essere scoperti. Coraggio allora, zaini in spalla e via verso nuove mete. Un'ennesima avventura sul pianeta al centro dell'universo vi sta aspettando. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.